mi dica il nome ed il cognome. A tutti gli amici di Sonar, ci sono anch'io. Ciao da Mariella Nava. Buon tempo. Mosso. Dal punto di vista proprio più meramente musicale, prima appunto ti dicevo della solo di trombone del secondo pezzo, che musicisti con chi hai lavorato? Sono alcuni musicisti con cui io sono anche spesso in tour da anni, diciamo che sono anche della mia stessa provenienza, cioè c'è Egidio Maggio, chitarre elettriche, che Tarantino come me. Poi c'è, vari strumentisti, anche c'è Lutberg, che fu scoperto da Piero Daniele tempo fa, ma che poi è diventato un generista, perché ha questo suono che ha solo lui. Cioè. E mi piace sempre usarlo, io lo usai, cioè lo usai, è brutto il termine usare, però è vero, usai il suo suono perché mi serviva il pronunciamento etnico su quella canzone che portai al Festival di Sanremo del 94, con cui Modugno, quando era ancora vivo, mi consegnò il premio Volare, no? Quindi quello un valore inestimabile. E ricordo che Lut proprio caratterizzò quell'arrangiamento, Lutberg, perché ha questo suono di chitarra che è fretless, cioè lui suona una chitarra senza tasti, e quindi il suono ne viene fuori in maniera con microsfumatura, esatto, del tono, che non è il tono preciso, è proprio quel suono mediterraneo, quel suono che sa proprio appunto di poca lista, tecnica, ma di grandissimo feeling. No, tecnica, anzi, ce ne vuole di più. No, è l'evocazione sonora che dico, sì, che sa di grezzo, di ruzza, di radici, sì. Veramente, che viene da lontano. Lui, tra l'altro, ha mamma svedese e padre calabrese, quindi questo connubio di due provenienze differenti, due origini differenti di suono, in lui si consolidano in questa ricerca. Mi fa ridere perché a volte suonando in studio, cercando dei suoni, fa: ti servono le zampogne? Tutta la chitarra, ti servono le zampogne, violini, fa tutto. La foto è molto bella, la foto della copertina. Ho trovato, mi ricordava un po' le foto dei dischi della H&M, Jarrett, Garbalek, bianco e nero, quei paesaggi un po' drammatici. Suggestiva. Ma è una scelta mia. Quel mare. Allora, quel mare è il mare, è un lido vicino Roma, però è una conca che mi ricorda molto appunto un po' lo Ionio, perché io vado a trovare quei posti dove appunto il mare sconfina nel niente, nell'infinito. Mi piaceva perché la sabbia era molto fine, molto bianca, e si muoveva col vento, e poi arrivava proprio su questo bagnasciuga, arrivava, portava via e lasciava proprio le mie orme sulla sabbia, quindi io potevo fare questo viaggio, questo cammino di tempo mosso, correndo con il fotografo che mi aspettava, andavo verso di lui. E cercavamo nuvole, cercavamo sensazione di movimento, erano giorni anche un po' troppo sereni per quello che volevamo, però un pomeriggio abbiamo colto e raccolto e fermato fotograficamente il vento sui miei capelli, sui miei vestiti, che era quello che volevamo raffigurare. Sono anche, fanno parte anche di quelle foto che sì, è la stessa, ambientazione, fuori in bianco e nero e dentro prende il colore con me, che mi sposto e vado incontro. Che effetto ti fa riprendere solita... il filo? No, riprendere il filo e poi anche nel concreto promozione televisiva, promozione radio, quello è l'aspetto che ovviamente serve, perché ti devi raccontare tutto il percorso che hai compiuto durante appunto la lavorazione del disco. Però in effetti è un po' faticoso, perché tante sfumature, insomma, tanti dettagli che hai vissuto, è difficile poi riportarli a parole, cioè sono più chiusi nei suoni, nei passaggi, nelle ricerche armoniche, nella scelta del verso, di una parola, piuttosto che sono viaggi lontani, insomma è difficile portarli con te, non basta una cartolina, non basta una fotografia, puoi dire anche, puoi raccontare quel che hai visto a qualcuno a cui vuoi raccontare il tuo viaggio, certo. No? Però non potrai mai dare e riferire tutti i dettagli, forse guardandoti negli occhi diversi può capire molto di più che non nella tua descrizione a parole. Quindi io spero che il suono contribuisca a raccontare tutto il mio passaggio, il mio spostamento, il mio movimento, la mia crescita e spero il mio miglioramento. E sul futuro? Cioè, se c'è veramente, senti, percepisci quest'aria di resa come...
in titoli un la vedo nel presente come, purtroppo l'aria di resa, però nonostante tutto mi aspetto che ci sia appunto l'inquietudine che sposta in avanti. Cioè io non ho mai pensato che il momento di scossa non produca. Cioè sotto la devastazione anche di un terremoto violento c'è sempre la voglia di ripartire, la vita non può fermarsi, quindi io credo che in questo paese che vive questa restanzia sotto sotto ci sia un'ansia di miglioramento. Spero solo che chi la gestisce, chi la prende, chi la raccoglie, sappia darci degli spunti per muoverci bene, per ritrovare il passo giusto, ecco, perché il mio timore è solo questo, che la classe dirigente ancora non abbia capito, non abbia messo i nuovi puntini del nuovo disegno da tirare via, da rappresentare, cioè non abbia chiaro il nostro futuro per prima, proprio la classe che ci porta, quella in alto, forse dovrebbe ascoltare di più, dovrebbe più riguardare dal basso, un po' come la storia del bambino che va dal saggio e dice sì, come si diventa grandi. E il saggio risponde, non si diventa grandi, si è grandi, perché ci sono persone che restano, cioè ci sono persone che sono piccole e comunque sono grandi, così come ci sono persone che diventano vecchie e rimangono bambini, quindi non è vero che si diventa grandi, forse grandi ci si scopre nel tempo. E allora va via, questo bambino un po' si chiede, ma allora non si può crescere, quindi torna indietro, dice, ma allora non si cresce, si può crescere solo se si continua a guardare il mondo dal basso, ecco. Forse bisognerebbe ritornare a guardare il mondo da basso. Sul futuro invece della musica, visto che prima parlavamo che si è rivoluzionato un po' tutto il music business, che una volta si facevano i concerti per promuovere i dischi, adesso è esattamente il contrario, quindi l'impatto della tecnologia, la possibilità di avere ormai musica gratis, che pensieri ti suscita? Cioè, è un declino del settore o apre prospettive nuove? Ma secondo me quando si affronta questo discorso bisogna affrontarlo in due maniere. Uno è il percorso della musica e quello va capito, va un po' sondato, bisogna stabilire di nuovo delle regole. Che non devono essere però di mercato necessariamente, perché appunto è il mercato, e qui c'è l'altra faccenda, il mercato è fermo su un oggetto che si chiama disco, che probabilmente sta vivendo il suo atto finale. La musica esisteva prima del disco, certo. Il disco è stata un'invenzione per fermare quel momento della musica, prima si facevano addirittura registrazioni durante i live, chissà che non si debba tornare ad essere su questo, sul live un po' più. Cose che peraltro in America già fanno da parecchio tempo e che qualcuno quindi, in Italia ha cominciato assolutamente a io non vedo fare una crisi del settore musica, vedo una mi sono spiegato male, cioè che impatto ha la crisi del settore discografico per un artista e come ci si pone? Sicuramente, visto che tutto l'impianto, tutto il sistema si riferisce solo alla vendita di un disco, chiaramente il sistema è in crisi. Perché non si valuta più la qualità, non si valuta più effettivamente un valore di tipo contenutistico, ma si va a vedere la quotazione di vendita di mercato. E chiaramente lì siamo tutti, si sta veramente restringendo moltissimo il campo. E quindi riferendoci a quei criteri di scelta siamo tutti perdenti, quindi proprio tutto il settore musica secondo me rischia di morire se sono quelli riferimenti. Il problema è che vanno spostati questi riferimenti, quindi i diagrammi vanno rifatti su chi può fare musica dal vivo, su chi ha repertorio, su chi dice delle cose. Quindi io aspetto con fiducia il tempo della morte del disco, nonostante io ne faccia. Ah, perché deve essere necessariamente una rinascita. Perché alla fine si risorge con essere morti, certo. Non si può risolvere prima. Ma tu adesso parti con un tour? Sì, assolutamente. Adesso intanto presenterò in due occasioni il disco, insomma farò un po' di promozione. Ieri abbiamo fatto un primo esperimento live in quella trasmissione, sì. Ed ero emozionatissima perché mi sono accorta che da tempo che insomma non facevo televisione di quel tipo, quindi l'idea di stare in uno studio e la libertà insomma che si ha quando il palco è tuo, non hai spazi di tempo. Ciao da Mariella Nava, buon tempo, mosso. Dove che siete tutti? Dove che ve ne state? Dove vi nascondete? Dove vi rifugiate?
pensate